sono Vanessa e ti do il benvenuto sul canale YouTube Van Education. Oggi parliamo di decluttering e iniziamo proprio dalla cucina, perché si sa, facciamo la spesa una volta o due a settimana e quindi è importante fare decluttering generalmente proprio quando si fa la spesa oppure una volta al mese controllando sia le dispense che il frigorifero, in modo tale da non accumulare cibo, soprattutto che magari è in scadenza, e per tenere insomma tutto più ordinato e anche sotto controllo, proprio per evitare gli eccessi. Quello che faccio generalmente è svuotare completamente la dispensa. Faccio una dispensa per volta e la prima cosa che faccio è quella proprio di controllare le scadenze. Controllo che non ci sia nulla in scadenza, controllo e diciamo che divido in categorie tutto ciò che potrebbe essere o in scadenza a breve oppure anche a lungo termine. Quindi controllo tutto quanto e se state pensando che potrebbe essere un qualcosa di lungo, no, perché se lo fate periodicamente dovete, a parte che la maggior parte delle cose magari ve le ricordate anche, però non vi viene insomma un'operazione molto lunga. Poi l'altra cosa che io faccio è dividere in contenitori, quindi ho dei contenitori che mi permettono anche più facilmente di recuperare qualcosa senza dover fare la famosa torre che poi vai a prendere una cosa e cade tutto quanto. Perciò cerco di utilizzare dei rialzi o dei contenitori che mi permettono di tenere tutto diviso molto bene. Ovviamente c'è sempre la mia carissima Nani, che la mia Nani che è sempre presente e monitora insomma che tutti i lavori vengano portati a termine. Dopo aver diviso tutto quanto, ognuno di noi può dividere in base alle priorità o quello che consuma maggiormente, mi dedico al resto delle dispense. Cerco di eliminare tutte le confezioni inutili, quelle che soprattutto ingombrano, proprio perché utilizzo i contenitori. Un tips, un suggerimento che voglio darvi è che io in dispensa utilizzo sempre, sempre, sempre i foglietti antitarme. Non avete assolutamente idea di quante se ne formino e ce ne siano all'interno delle dispense. Quindi io utilizzo sempre questi foglietti antitarme e ho tutti i prodotti salvi, oltre al fatto che utilizzo anche dei contenitori. Passiamo poi al resto delle dispense, quindi io mi occupo di una dispensa, un angolo alla volta. Anche qui utilizzo allo stesso modo i contenitori, divido per categorie e anche qui faccio lo stesso procedimento. Io cerco per comodità di tenere più in basso le cose che mi servono maggiormente e più in alto quelle che utilizzo di meno. Ad esempio in questa dispensa io ho tutte le cose per fare i dolci, non li faccio ogni giorno, quindi li tengo in una dispensa un po' più alta. Le ciotole e le altre cose non le controllo ovviamente periodicamente perché non hanno scadenza, non sono cose che vanno male, e cerco di tenerle a portata di mano di diverse misure proprio perché noi le adoperiamo, le utilizziamo. Ci sono altre persone che potrebbero utilizzare altre cose da dover tenere più a portata di mano, potrebbero essere anche le cose per i bambini, e quindi ognuno ovviamente gestisce la dispensa come vuole. Però io mi trovo molto bene a sistemare, a dividere in categorie, a usare i contenitori, a usare i foglietti antitarme e a dividere tutto in modo tale che sappia esattamente dove si trova una cosa. Quindi se devo andare a prendere il sale o lo zucchero o il cioccolato, so esattamente dov'è e non perdo tempo. La dispensa poi risulta ordinata e sistemata e cerco di non accumulare, non avere troppe cose eccessive. Stessa cosa per pasta e riso. Io utilizzo dei contenitori, non le lascio mai nelle loro scatole, un po' per il discorso delle tarme, un po' per il discorso che comunque io, avendo anche le mensole che avete visto nel video dell'home tour, preferisco averle a vista, quindi mi piace moltissimo averle a vista. Ovviamente la cosa più importante è aggiornare le etichette e avere tutto sotto controllo. A me piace moltissimo e mi trovo davvero molto bene, infatti le tarme non attaccano né pasta e né riso in questo modo. La stessa cosa la faccio per la frutta secca. Noi consumiamo la frutta secca, quindi in particolar modo noci e mandorle sono sempre nei vari contenitori.
Un'altra cosa che per cui faccio assolutamente decluttering è l'armadio. L'armadio lo faccio sia a livello stagionale e se mi rendo conto che mi serve qualcosa, il mio mantra è per ogni cosa che entra una ne esce. Il che significa che non cerco di non accumulare tutti i vestiti, ma li divido, generalmente li divido e sto attenta anche a non farne entrare troppi. In più, quando faccio decluttering, cerco di dividerli in modo tale da poterli donare, se è possibile, buttare o riciclare. Quindi buttare proprio quando sono in uno stato pietoso, riciclare potrebbe essere in diversi modi, o anche per attività che posso fare anche con i miei bambini, o riciclare anche in altri modi, farle diventare, non so, pantaloni lunghi, pantaloncini, far diventare un top, un decoro per una borsa, insomma mi sbizzarrisco un po'. Cerco di farlo periodicamente in modo tale da non avere l'armadio affollato. Ho fatto un altro video al riguardo per quanto riguarda appunto i 10 suggerimenti per avere un armadio abbastanza minimal, il che non significa non avere niente nell'armadio, ma avere il necessario. Anche in questo caso Nani mi aiuta sempre a fare danni principalmente, però le piace tantissimo, soprattutto quando utilizzo sacchetti e borse e lei va a ficcanasare. Stavo dicendo che cerco sempre di controllare, avere sott'occhio quello che ho nell'armadio, non faccio più cose come accumulare vestiti in modo tale da non sapere più quanti ne ho, anzi cerco come in questo caso di piegarli al meglio, anche per evitare di occupare meno spazio, e cerco di averli tutti sotto controllo in modo tale da sapere sempre che cosa ho nell'armadio e quindi anche sapere che cosa mettermi. Un altro tips, un suggerimento: nel momento in cui tu non sai più che cosa mettere, vuol dire che hai troppo nell'armadio ed è il caso di fare decluttering. Anche qui divido per categorie, quindi potrebbero essere in base alla stagione o se li uso per il lavoro o se li uso per uscire. Allora, qui ci sono tutte le scarpe estive e invernali tranne un paio e adesso facciamo decluttering, nel senso che sono arrivata ad averne secondo me un numero eccessivo e ce ne sono alcune prese vuoi per sbaglio vuoi per qualche cerimonia o evento, poi non so, mi stavano strette, non le ho utilizzate. Poi adesso valutiamo. Allora, quelle che ho lasciato qua sono praticamente quelle che utilizzo molto spesso, di cui sono sicura che non voglio buttare niente, perché ne abbiamo alcune un po' più bruttine che utilizzo, non so, per camminare nei campi o se piove o se è brutto tempo. Poi ci sono queste qui e queste qui che utilizzo per il lavoro, soprattutto nella stagione media, autunno, primavera, inizio estate, però poi fa caldo. Queste sono belle per uscire, questa è tutta la mia schiera di ciabattine perché in estate io vivo di ciabattine, scarpette da cerimonia un po' più belle e stivali invernali. Il paio che mancano in realtà sono appunto invernali tipo gli UGG, quelli lì che sono conservati in una scatola, se no si deformano, un po' un casino. Abbiamo le mie scarpette da ballo infradito Havaianas bellissime, queste che utilizzo prevalentemente per la montagna. Poi abbiamo queste qui, non mi convincono più così tanto, nel senso che ce ne sono alcune un po' più, non so, estive, sandali, ciabattine che ormai hanno fatto il loro tempo, queste qui con cui andavo a camminare, ho comprato quelle nuove perché ormai, cioè, le ho fatte veramente fuori e quindi ci siamo. Anche queste le utilizzavo per ballare, però sono diventate suola troppo dura, insomma non mi piace. Queste me le avevano regalate, ma credo che le saluterò perché sono un po' scomodine. Quindi adesso elimino e suddivido quelle che non mi interessano più e risistemerò le altre. Quindi facciamo decluttering. Vero Nani che facciamo? Brava, tu resta lì perché di solito mi mangi sempre tutte le stringhe, tutte le cose, va bene? Dai, tu resta qui.
Allora, è abbastanza facile fare decluttering se lo fai abbastanza spesso. Quindi se lo fai spesso ti ritrovi insomma a dover scegliere fra poche paia di scarpe. In realtà io le avevo già accumulate da una stagione, Nani, e niente, quindi questo è quanto. Ce ne sono alcune in realtà, devo guardare bene tra quelle invernali, perché visto che si è liberato qualche buchino, volendo possono starci addirittura tutte, come un tempo infatti ce ne stavano proprio tutte. Però quest'anno tra un matrimonio e un paio di cose si sono aggiunte 2-3 scarpette, quindi niente, queste qua vanno eliminate e quindi adesso si è creato lo spazio per metterci quelle invernali. E that's it!